ROM, la casa solare italiana premiata dalla Regione Lazio. E Cala degli Infreschi, la spiaggia più bella d'Italia. Stop alle moto sui sentieri di montagna, lo chiede il CAI. Gli atleti di tutto il mondo si stanno allenando per i prossimi Giochi Olimpici a Rio de Janeiro, ma l'Italia già trionfa in un'altra Olimpiade, quella dell'architettura sostenibile. Con il progetto Rome for Density, il team dell'Università di Roma 3 ha presentato il suo prototipo di casa a basso impatto ambientale, salendo il gradino più alto del podio della Solar Decathlon Europe a Versailles. La squadra è stata premiata a Roma dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'Italia è campione del mondo, almeno in qualcosa, grazie a questa equipe di Roma 3. Il trionfo del genio, del design e della sostenibilità ambientale ha le radici qua. Al posto della medaglia d'oro, il team ha ricevuto la prima carta di merito della Regione Lazio e una promessa. Stiamo lavorando e verifichiamo le ipotesi intanto di portare questa casa a Roma per proporla a chi produce manufatti o case. Intanto faremo vedere i progetti ai nostri uffici. Abbiamo il dovere di pensarci, di riflettere su tutto questo e far sì che questo prototipo sia anche parte di un progetto. Ci dobbiamo lavorare, ci dobbiamo pensare molto su, evidentemente, ma c'è il mio impegno a questo riguardo, faremo il possibile. Un'eccellenza tutta italiana che presto raggiungerà l'altra parte del mondo. Roma era un progetto per riqualificare le favelas, le baraccopoli, e quindi a breve andrò in Argentina per vedere di trasferire lì quelle idee nelle loro villas, che sono appunto le città informali argentine. Un'insenatura naturale ad arco, circondata da scogliere e un mare limpidissimo. E Cala degli Infreschi, la spiaggia più bella d'Italia. Il comune cilentano di Camerota si conferma per il secondo anno consecutivo vincitore del contest di Legambiente, La più bella sei tu, che quest'anno accende i riflettori su 19 perle balneari. No a moto e quad sui sentieri di montagna. Lo chiede il Club Alpino Italiano, i cui volontari mantengono oltre 60.000 km di sentieri di montagna, messi a rischio dagli appassionati di motocross. Il CAI chiede un intervento a livello legislativo nazionale per proteggere la fauna e la flora, ma anche mulattiere, sentieri ed escursionisti. Stop ai semafori a LED. Le commissioni attività produttive e ambiente della Camera hanno approvato diversi emendamenti al decreto legge competitività, tra cui una proposta di modifica che prevede la cancellazione della norma che introduceva l'obbligo di sostituire l'illuminazione con lampade a risparmio energetico.